Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Buongiorno e ben ritrovati da Benedetta Pisano e da tutti noi di Radio Speranza. Oggi è mercoledì 22 maggio e la Chiesa Cattolica ricorda Santa Rita da Cascia, vedova e religiosa. L'ANAC ha deliberato l'assenza di criticità relativamente alla presunta incompatibilità dell'assessore Quaglieri, come ha affermato nella nota firmata dal presidente, l'avvocato Giuseppe Busia, nel parere di 4 pagine reso ieri comunicato al sottoscritto. Non vi è alcun profilo di incompatibilità e inconferibilità né per la situazione attuale né per il pregresso. Il parere di ANAC è chiaro e inequivocabile e tappa definitivamente la bocca a polemiche faziose, strumentali e piene di illazione al limite dell'insolenza che i rappresentanti dell'opposizione hanno strillato in tutte le sedi, sollevando a scoppio ritardato una questione che, come sancito dalla nota dell'ANAC, è totalmente destituita di fondamento. All'assessore Quaglieri rinnovo la mia fiducia e gli auguri di buon lavoro. Ringrazio l'ANAC per il lavoro svolto e la nota ricevuta. Queste le parole del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, sulla vicenda. Il ministro per gli affari europei, politiche di coesione e PNRR, Raffaele Fitto, è stato ieri pomeriggio in visita istituzionale a Palazzo Silone all'Aquila, dove ha incontrato il presidente della giunta regionale Marco Marsilio per un momento di confronto sullo stato dell'arte dell'attuazione dei programmi e sulle strategie future. Presenti anche il direttore generale Antonio Sorgi e il direttore del Dipartimento della Presidenza Emanuela Grimaldi. Durante la riunione il ministro ha manifestato grande apertura e attenzione verso l'Abruzzo, confermando ancora una volta l'impegno del governo nazionale verso la nostra regione con la nuova programmazione, la strategia operativa e di utilizzare completamente i fondi disponibili, garantendo una gestione efficiente e misurabile degli stessi in una logica di collaborazione continua. Come ha sottolineato il presidente Marsilio, si tratta di un percorso collaborativo necessario per puntare agli interventi strategici che consentano all'Abruzzo di allinearsi al livello che merita, pronti a cogliere le opportunità che porteranno sviluppo e coesione nel nostro territorio. L'obiettivo è mettere a terra una politica di sviluppo orientata alla gestione efficiente dei fondi europei e nazionali, in cui sarà fondamentale la misurabilità degli effetti della spesa. Occorre un confronto costante sulle opportunità, sulle sfide, su eventuali criticità di un quadro normativo che sia davvero flessibile, capace di stimolare la crescita economica e migliorare la qualità della vita dei cittadini, valorizzando il territorio, tutelando l'ambiente e promuovendo uno sviluppo sostenibile e inclusivo. Lo ha detto il presidente Marco Marsilio intervenendo ieri ad un convegno organizzato dalla provincia dell'Aquila in collaborazione con Regione Abruzzo, Abruzzo, Unione Province Italiane e Associazione Nazionale Costruttori Edili sulla nuova legge urbanistica regionale sul governo del territorio. Siamo chiamati a lavorare insieme, ha aggiunto Marsilio, istituzioni, cittadini e imprese per costruire un Abruzzo moderno e competitivo in un confronto che deve risultare costruttivo. Ma ascoltiamo direttamente la dichiarazione del presidente della regione. Senz'altro gli enti locali che sono principalmente coinvolti poi nella pianificazione sul territorio e che devono anche sulla base della legge approvata adottare i loro strumenti conseguenti diventano protagonisti, diciamo, della messa in campo di queste nuove norme, lo fanno nel confronto con le associazioni di categoria, con le imprese di costruzione, insomma tutti i tecnici e i professionisti coinvolti. È un mondo molto ampio, il governo del territorio è il non plus ultra di ciò che si fa dentro un'amministrazione comunale, cioè progettare e pianificare e gestire la crescita, lo sviluppo, la vita di una città e del territorio che la circonda. Per questo è molto importante questa legge, era molto importante e decisivo che la approvassimo, che dessimo alla Regione Abruzzo e ai comuni uno strumento adeguato, aggiornato rispetto alle esigenze del nostro tempo e non degli anni 70 nei quali era stata pensata e pianificata la legge precedente.
via libera dei sindacati all'avviso 5 del programma nazionale GOL riservato al ricollocamento dei lavoratori delle aziende in crisi, l'assenso dei rappresentanti dei lavoratori alla misura prevista nel programma GOL è arrivata nel corso della riunione della Commissione regionale delle politiche attive del lavoro presieduta dall'assessore Tiziana Magnacca. Nello specifico l'avviso 5 di GOL prevede la possibilità di finanziare percorsi formativi e percorsi di accompagnamento al lavoro per quei lavoratori che si trovano in cassa integrazione straordinaria, che sono soggetti a procedure di licenziamento collettivo o che fanno parte di aziende commissariate oltre ad altre tipologie. La condivisione dei contenuti dell'avviso, ha spiegato l'assessore al lavoro Magnacca, è stata dettata dalla scelta di coinvolgere i rappresentanti dei lavoratori all'interno di un percorso di riqualificazione che riguarda i lavoratori delle aziende in crisi. In questo senso, su iniziativa del presidente Marsilio, la regione negli anni si è fatta promotrice di tavoli vertenziali sulle crisi aziendali che hanno visto in primo piano i sindacati regionali. Da qui la decisione del coinvolgimento in fase istruttoria di un avviso che vuole venire incontro ai bisogni dei lavoratori. Il coinvolgimento in fase istruttoria dell'avviso è stato salutato con favore dai rappresentanti dei lavoratori, che hanno espresso giudizi positivi sulla volontà di coinvolgimento dei sindacati. Il confronto sui contenuti dell'avviso 5 del programma GOL è stata l'occasione per affrontare altre problematiche sulle tematiche del lavoro, a partire da un mercato del lavoro che lamenta ormai da anni la carenza di figure professionali ricercate dalle aziende e sulle quali l'impegno dell'assessore Magnacca è rendere per quanto possibile flessibile lo strumento del repertorio regionale, adeguandolo alle esigenze di un mercato del lavoro in continuo divenire. L'approvazione a maggioranza dei provvedimenti amministrativi sui rendiconti finanziari 2023 del Consiglio regionale dell'Abruzzo e dell'Agenzia regionale di protezione civile ha chiuso la prima parte di lavori della Commissione di bilancio di ieri mattina. Prima della sospensione è stato introdotto l'argomento dell'ordine del giorno straordinario dedicato al progetto di legge della Giunta per la copertura del disavanzo del servizio sanitario. Sono stati ascoltati l'assessore alla sanità Nicoletta Verì e il direttore del Dipartimento Sanità Claudio Damario. Sullo stesso punto è stato sentito anche l'assessore al bilancio Mario Quaglieri, insieme ai dirigenti dell'assessorato Ebron D'Aristotile e Fabrizio Giannangeli. Il confronto è stato preceduto dall'intervento dei consiglieri di opposizione, che hanno chiesto di rimandare ad altro giorno sia la discussione sul progetto di legge sanità che l'esame della successiva proposta normativa a firma Sospiri, che intende modificare diverse leggi vigenti in applicazione del principio di leale collaborazione. Il presidente di commissione ha sottolineato l'urgenza dei provvedimenti e ribadito la regolarità procedurale, dando avvio al dibattito legislativo. Il progetto di legge sul piano di recupero del disavanzo del servizio sanitario regionale risultante dal conto economico del quarto trimestre 2023 prevede l'istituzione di un nuovo capitolo sul bilancio 2024 per la somma di 68.593.330 euro. La Giunta propone di utilizzare gli incassi 2024 delle imposte regionali IRAP e IRPEF per un valore di 35.644.029 euro. La restante parte della somma deriva da economie generate dall'avanzo dell'amministrazione del rendiconto 2022 e da quote ricavate da trasferimenti da vari capitoli del bilancio dedicati alla sanità. Si chiama Naturale Artificiale la mostra d'arte che verrà inaugurata venerdì 24 maggio all'aeroporto d'Abruzzo alle 11. L'iniziativa rientra in Art Box Project, un progetto che unisce Abruzzo Airport e Pescara Contemporanea a cura di Adriana Martino. L'iniziativa si articola in tre sincronici momenti: Skateboarding is not a crime, un disegno site specific di grandi dimensioni di Alessandro Gabini, sarà installato a
parete sulla superficie in vetro del box tra booking, tra l'ingresso dell'aeroporto e frontalmente all'area degli imbarchi. Gabini, nato a Pescara, vive e lavora a Milano, è un esploratore di linguaggi visivi e musicali, spazia dall'arte alla musica ed è compositore, musicista e artista multimediale. Lo stesso box ospiterà una rete rovesciata realizzata con stampante 3D, emblema del parco archeologico dei Trabocchi e dell'attività della pesca, nata da un'idea dello studio Summit Lab di Sabina Dedeo con la direzione tecnica di Mirko Battistella, architetto e designer, in collaborazione con la società pescarese 3D. Infine, Unica 6, il nuovo modello di bicicletta pensata per uno sport più sostenibile, è nata dall'idea e dalla progettazione di Danilo Di Luca, campione di ciclismo italiano ed europeo. E ora siamo alle previsioni del tempo. Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino, mentre annuvolamenti saranno presenti sulla Marsica, nell'Aquilano e sull'Alto Sangro, alternati ad ampie schiarite. Dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio addensamenti consistenti torneranno a manifestarsi sulle zone interne e montuose, dove sono attesi rovesci anche a carattere temporalesco, in estensione verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico. I fenomeni saranno più probabili nel Teramano, sull'Alto Aquilano, e nel Pescarese, e potrebbero estendersi anche verso le aree costiere. Tuttavia, entro il tardo pomeriggio sera non si escludono rovesci anche a carattere temporalesco nel Chietino, in attenuazione in serata e in nottata. Temperature generalmente stazionarie o in lieve diminuzione nei valori minimi, venti deboli dai quadranti occidentali sulle zone interne montuose, orientali o sudorientali lungo la fascia costiera, non si escludono colpi di vento durante i temporali. Mare quasi calmo o poco mosso al mattino, con moto ondoso in graduale aumento durante le ore centrali della giornata. Questi erano i dati di Abruzzo Meteo e noi qui ci salutiamo. Buona giornata. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.